parte col destro. Che gol! Fine primo tempo, Lioners contro Red Devils in vantaggio, i Red Devils per 3-2. Andiamo a intervistare il giocatore dei Lioners. Ciao, cognome? Rivelli. Allora, state primo tempo, siete in svantaggio 3-2, cosa mi dici? Abbiamo creato abbastanza occasioni importanti e abbiamo segnato due gol su palla inattiva. Possiamo... Dai ragazzi, vai giù, dai! Andiamo ora dai Red Devils dopo il messaggio del difensore del maglia blu. Andiamo ad intervistare, scusami. Cognome? Minini. Minini, allora, un grandissimo primo tempo per voi, eravate in vantaggio 3-0, ora però gli avversari stanno facendo sotto 3-2. Cosa mi dici? Siamo fatti prendere dal vantaggio. Abbiamo perso un gol su calcio di punizione e subito tutte le cosce della barriera. E l'altro comunque è stato un mio errore, lo dico la verità. Per il resto dobbiamo solo metterci un po' di più di impegno, che comunque possiamo battere questi avversari. Va bene, in bocca al lupo, secondo te? Siamo qui sul Kennedy Stadium al termine della partita tra Lions Art 90 e Red Devils per un risultato di 7-3 per i Red Devils. Abbiamo qui il migliore in assoluto, Cristian Napoli, e il migliore dei suoi, Prudente. E partiamo da Prudente. Com'è andata questa partita? Cosa è stato sbagliato? Il risultato è forse un po' pesante? Non abbiamo il portiere. Beh, sicuramente il portiere è infinito. No, niente, non abbiamo giocato, diciamo, come doveva, abbiamo portato troppo palo, facendo il ballo male, così. Eppure alla fine del primo tempo il risultato era sul 3-2, quindi una partita ancora aperta. E abbiamo perso il controllo della partita al secondo tempo. Vabbè, e quali sono le aspettative per questo torneo? Devi continuare e cercare di fare bene. Va bene, grazie mille. Passiamo qui al migliore in campo, diamo la medaglia a Napoli Cristian, autore di ben... due reti con porta alla vittoria ai suoi. Cosa e anche, detto, scusa se intervengo, lo studio, anche un bel cartellino. Abbiamo giocato bene. Non mi ha sentito, cosa? L'unico rammarico è sono quei tre gol presi su punizione che non vabbè, però il risultato comunque gli dà una vittoria abbastanza netta, 7-3 è un risultato che comunque dà anche morale alla squadra, no? Dato che è la prima partita. Che hai da dire? A chi vuoi dedicare questa vittoria? Nessuno. La squadra, eh? Ma ragazza, c'è qualcuno? No, ragazza? No, no. No, ragazza, no. Solo alla squadra per. Un gay, qualcuno. La squadra, eh? Non vincere. Consegniamo Maria Vittoria, uno sconto di 20 euro dell'ottica Emerson. Se ti vuoi fare un paio di occhiali. Sì. Hai bisogno di un paio di occhiali per comprare. Grazie. Vuoi dire qualcos'altro? Ti ho visto un po' preso, si vede che c'hai. Dai, qualcosa alla squadra che ti sta guardando in questo momento. Una critica. Sono quei tre gol presi su punizione. Ah, ok. Basta. Quindi colpa del portiere? No, di tutti quanti, eh. Okay. La barriera, beh, avete subito un calcio di punizione proprio... non ne parliamo, eh. Vabbè, vai, in bocca al lupo, ci vediamo la settimana prossima. Ciao. Alla fine, eh.